Poco prima delle 8 di questa mattina, l'attracco in banchina Ortona della nave umanitaria Life Support di Emergency, sbarco e accoglienza per 64 profughi salvati nel Mediterraneo. Grazie alle due operazioni di soccorso avvenute entrambe venerdì 9 agosto, sono state portate al sicuro in tutto 64 persone. I naufraghi sono originari per la maggior parte di Siria e poi Egitto, Etiopia e Bangladesh, paesi colpiti da guerra, povertà, insicurezza politica ed economica. C'è anche una mamma con tre minori, sei minorenni non accompagnati. Tutti i migranti resteranno nella nostra regione. Sono state riscontrate ustioni e disidratazione durante il salvataggio. Ora i migranti stanno meglio, sottoposti a ulteriori controlli. A bordo della nave di Emergency, come soccorritore per questa missione, è presente anche il navigatore oceanico Ambrogio Beccaria. Laura Pinasco, comandante della Life Support, precisa che è stata eseguita un'evacuazione medica per un minore non accompagnato per questioni di salute. Tante le storie di questa gente, come un ragazzo del Bangladesh a bordo che dice: "La situazione del mio paese è in costante peggioramento. Vorrei riuscire a raggiungere mio zio che vive a Roma, continuare i miei studi fino a laurearmi in fisica." Si tratta dell'undicesimo sbarco per Ortona. Il viceprefetto di Chieti, Gianluca Bra. Oggi dalla Life Support, che è la terza volta che arriva qui ad Ortona, sbarcheranno in 64, tratti in salvo da Emergency in due distinte operazioni di soccorso. È un gruppo composto per la maggior parte di cittadini siriani, all'interno del quale sono compresi anche sei minori non accompagnati, oltre a un nucleo familiare di una mamma con tre figli minori. Per il resto si tratta di tutti uomini. Ecco, questi minori dove resteranno? Resteranno in Abruzzo o verranno portati altrove? Il gruppo resterà interamente in Abruzzo, diviso tra le quattro province in parti uguali, come di consueto, secondo una ripartizione fatta d'intesa con la prefettura dell'Aquila. Pertanto anche i sei minori non accompagnati resteranno tutti quanti in Abruzzo, precisamente in provincia di Pescara, saranno allocati presso una struttura dedicata. C'è stata l'evacuazione di un passeggero all'altezza delle coste calabresi per un problema che ha richiesto appunto uno sbarco anticipato ed è stato appunto portato a terra da una motovedetta della Guardia Costiera. Per il resto il viaggio è andato avanti in maniera tranquilla. E sulle condizioni iniziali di questi migranti soccorsi al largo del Mediterraneo interviene il responsabile sanitario della Life Support, Roberto Maccaroni. Allora, i migranti a bordo sono tutti stati recuperati nei due soccorsi in uno stato di disidratazione, soprattutto nel secondo soccorso avevano viaggiato molte ore in mare, erano senza acqua, erano disidratati ed erano fisicamente sfiniti, spossati. Ma sono tante le persone, anche tante le storie. Le storie della loro provenienza e del viaggio di migrazione sono diversissime, dipendono dai paesi da cui vengono, dalle condizioni politiche, di conflitto, talvolta ambientali, dai paesi in cui provengono. Le storie invece che ci raccontano della loro permanenza in Libia sono drammaticamente spesso tutte uguali, sono storie di sofferenza, di torture, di vessazioni, in cui stanno rinchiusi in queste strutture che sono dei veri e propri lager e questi racconti sono in questo anno e 7 mesi di attività drammaticamente sempre tutti uguali, a prescindere dalla loro provenienza.